la radio è sempre più e cerca di essere sempre più in mano a chi ne vuole sfruttare i contenuti e mettere i propri contenuti per far pensare la gente, quindi da una parte o dall'altra. La radio libera, la vera radio che è quella locale e di cui io faccio parte, editore di Radio Fly, è una radio, è un baluardo della libertà, è un baluardo, come dice anche Eugenio Finardi nella propria canzone, nella radio. La radio è lì. Libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Oggi si celebra una delle invenzioni che ha rivoluzionato la storia della comunicazione a livello mondiale, il World Radio Day, la giornata mondiale della radio istituita nel 2012 dall'UNESCO, vuole ricordare l'anniversario della prima trasmissione radio delle Nazioni Unite avvenuta nel 1946. Il tema delineato dall'UNESCO per quest'anno è Radio e Sport, scelto in vista degli importantissimi eventi sportivi che si svolgeranno durante il 2018, fra cui le appena inaugurate Olimpiadi invernali. Ad Arezzo le celebrazioni si sono tenute presso il Museo dei Mezzi di Comunicazione, una collezione privata che presto sarà gestita dall'ente pubblico. Abbiamo, diciamo così, messo in mostra nel Museo dei Mezzi di Comunicazione questi 2000 pezzi nell'ambiente comunale, in attesa che questo materiale venga totalmente gestito dall'ente pubblico, perché noi lasciamo al territorio volentieri tutta questa roba, che è una collezione oramai già definita dal punto di vista storico, dal punto di vista anche quantitativo, perché noi abbiamo in questa sede 2000 pezzi esposti, altrettanti sono in un magazzino di mia proprietà e che sono in attesa di essere trasferiti in un locale pubblico, perché ovviamente il pubblico dovrebbe gestire questo materiale.